Vabbè, ma lo devo dire? Sì, Marco Onorato, direttore della fotografia. Ma a parte La pace nel mondo, quasi tutti, insomma. La pace nel mondo. Ti sarebbe piaciuto fare l'antropologo? O l'archeologo? C'è stato un periodo, da ragazzo mi piaceva anche la chirurgia, ero molto preso, infatti sezionavo, ma da morte però, lucertole, cose così, ne facevo le autopsie. Ho pensato che poi alla fine fosse più facile fare il direttore della fotografia, si doveva studiare meno. Il freddo ha dei colori particolari, per cui è interessante come tipo di discorso fotografico sotto quell'aspetto, perché quando siamo stati lì a Mosca abbiamo trovato molte giornate grigie, in effetti poi era 10 inverni, per cui era anche giusta la meteorologia di quel periodo, insomma, come cosa. Nelle sfumature dei grigi, delle ombre, di tutto quello che ti dà il freddo come cosa. Questo fatto di muoversi all'esterno, in mezzo a questi ambienti così freddi, così bianco e nero quasi, no? Come la faceva la neve quando siamo su. Il desiderio poi e il piacere di immaginare che poi saresti tornato in un ambiente caldo, quello di là, grande conforto. In generale mi sono divertito perché per me era una nuova esperienza il fatto di lavorare con tutti i ragazzi, dei neofiti che uscivano dal centro sperimentale, chi già diplomato, chi ancora stava facendo il corso, per cui vedere questo grande entusiasmo che avevano tutti questi, io poi amo molto stare con i giovani, dall'energia, no? È stata divertente, certo, Valerio ogni tanto l'avrei preso per il collo e strangolato, quello senz'altro, perché è bello testardo. Raccontare quello che è la naturalezza e di tutto, anche di una storia, cioè cercare di non dare troppo artificio, di non intervenire troppo con cose che ti possano distrarre. Io in realtà amo molto la luce naturale perché cerco di riportare tutto sempre a delle dimensioni più realistiche. Semplice dire che nei momenti di grande entusiasmo fai qualche cosa magari di più caldo, di più intimo, di più cose, nei momenti di tristezza vai un po' più sul freddo. Anche in queste cose a me piace invece andare a contrasto proprio. Mi piacciono molto i contrasti, sia nella luce che nei rapporti. Li facciamo. Qual era la domanda? Se riesco a sopravvivere comunque. Ah, non che faccio una vita tanto dissoluta, però insomma. E continuerò a lavorare sino a che riesco. Comunque per me è sempre un po' una sfida, una ricerca, un gioco, una cosa che mi stimola, che mi fa star bene. Creare emozioni con le immagini, io la trovo una cosa molto bella, visto che non so dipingere. Ma se riesco a dare un'emozione con un'immagine, con una cosa che io riprendo, questo mi fa contento, sono felice di questa cosa. Io se ho una cosa la devo dire, la devo esternare, non posso tenermela dentro, cioè era dopo mezz'ora subito, se c'è una cosa, cioè, quello che provo lo devo dire, non è che lo sa tenere dentro. Però nello stesso tempo capisco e anche credo anche per esperienze di vita che esiste questo tipo di blocco, di timidezza, di immaturità, definiscila come di paura molto spesso. Giovane. L'ultima critica, l'ultimo destino. Grazie, va benissimo, è sufficiente. Grazie. Potete aspettare fuori, per favore? Grazie a voi. Grazie, grazie signore. Io sono Silvestro. Camilla. Piacere. Il nome è Camilla. Veramente ti piace? No, però dico così per dire.